La dottoressa Mizzanti è il primo ufficiale dal mondo. Siamo molto felici di essere stati invitati. Abbiamo trascorso la notte a bordo ed è stata una bella esperienza. In questo momento siamo appunto sul ponte di comando che è bellissimo, grandissimo e non me la sarei mai aspettata da un traghetto, seppur grande, bello quanto questo. Volevo fare due domande al comandante e anche alla dottoressa Vicky Santi, perché ci spiegherà, essendo la responsabile del mare e di questo. Siccome normalmente sulle navi da crociera i comandanti hanno il compito, oltre di governare la nave, di guidare la nave, anche quello di fare molte creazioni come i crocieristi, e diventano delle vere potestà. Addirittura ci sono dei passeggeri che prima di prenotare una crociera si informano su che comandante sarà. Comunque il mio ruolo chiaramente non è a livello delle navi da crociera, perché chiaramente parliamo di due navi completamente differenti, anche se il nostro traghetto effettua trasporto passeggeri, però siamo a un livello definitivamente diverso. Certamente curiamo le pubbliche relazioni con i passeggeri, ci teniamo molto a fare visitare la nave, belle della nave, come il ponte di Comando in questo caso in particolare, e inoltre cerchiamo di dare tutte le informazioni possibili e immaginarie, cercare di stabilire un contatto, diciamo così, molto sociale con tutti i passeggeri. Molto bene. Fermiamoci. Adesso troveranno. Faccio compagnia. Ecco Rosalba che a bordo della macchina sta risalendo la famosa rampa. Poi abbiamo le telecamere di sicurezza, qua abbiamo delle telecamere di sicurezza che appunto ci permettono di controllare gli impianti fisicamente. Da quel punto di vista elettronicamente con tutte le temperature qui fisicamente. Cioè abbiamo questa. Ufficiale, le pinne cosa sono? Le pinne da sono dove si azionano le pinne? Le pinne si azionano da questo pannello. Eccole qua. Questo è il pannello delle pinne stabilizzatrici che abbiamo più o meno a centro nave. Sono pinne. Giro bussola che abbiamo sopra il ponte. Con l'oscillamento della nave, l'oscillazione della nave abbiamo il raddrizzamento che loro fanno in automatico tramite delle schede apposite che poi abbiamo nel pannello di controllo. Ma un'altra domanda sulle pinne. Le pinne escono sempre o solo con avversità? Solo con avversità meteorologica. Solo con avversità meteorologica. Al di sotto delle sette nodi rientrano automaticamente, cioè quando noi rientriamo nel porto. Se andiamo con una velocità minore di 7 nodi rientrano automaticamente e sono collegate con i tractor, cioè sarebbero le elichette di prua che noi usiamo solo per la manovra e non possono stare insieme, cioè praticamente se io metto le elichette rientrano automaticamente le pinne, se io metto le pinne non posso usare le pinne. Quindi anche questo traghetto utilizza gli azipod come le grandi navi? No, non abbiamo gli azipod. Qui abbiamo solamente dei tractor, sono eliche fisse a passo variabile, ne abbiamo due, ma non sono azimutali, non sono a 360 gradi. E non avete comunque necessità di un biomodificatore? No. Perché questi tractor? A meno che non ci sia avversità meteo con venti sostenuti, allora il rimorchiatore è sempre per sicurezza, per gestione del comandante, ma penso che su queste navi qua non abbiamo bisogno, dai.